Allora, è poco meno di una settimana che più o meno so andare sullo skateboard. E siccome io volevo diventare un po' più bravo sullo skateboard e quindi non fermarmi come mi fermavo prima o raggiungere velocità più alte, più metri al secondo, rispetto a quelli che facevo prima, stavano sulla media 3-4, quindi era pochissimo. Forse sto pure esagerando. Siccome volevo raggiungere velocità molto più alte, ho deciso che oggi scenderò con un mio amico che ha appena comprato uno skate, che lui sa andare molto meglio di me. Non ci resta che aspettare e andremo sempre nello stesso posto ad allenarci, così da poter sapere andare alla perfezione su uno skateboard. Ma tra poco arriva e andiamo. Sono le 4. Igor ci sta aspettando giù. Skateboard manchi. Ciao caro. Uè, fra. Adesso ne andiamo lì. Fidatevi che è un buon posto per allenarsi con lo skateboard. Allora ci accampiamo esattamente qui, con la fotocamera qua che inquadra un po' tutto. Allora, da dove partiamo? Là sopra, immagino. Vai. Una bella spinta. Okay. Un piede qua. Ok. Poi inizia a prendere velocità. Cioè allora, una bella spinta. Inizia a prendere velocità e quindi così riesci bene ad andare sia a destra che a sinistra. Quindi a fare le curve. Ora che l'ha detto lui sembra semplice, ma già so che sarà una cosa complicatissima. Lo so fare, il problema è che non sono abituato a questi skate qua. Io usavo l'altro, non so se vi ricordate qual era. Allora, all'inizio non voglio darmi la spinta, voglio andare dove mi porta il cuore, cioè siccome in discesa ci sta. Stiamo praticamente cambiando spot, perché veramente qui dove stiamo noi non si può fare molto. O fai la curva, o ti scendi come scende lui, o scendi e basta. Oppure fai qualche trick, però noi non... Noi non lo sappiamo fare. No. Ah, ragazzi, dove siamo adesso? Non è il quadrato, però dentro là c'è una discesa qua che adesso proverò a fare. Sì, va lento se non ti spingi. Aspetta, un po' di spingi. Qua poi da mezzo percorso. Il problema è che c'è attrito. Sì. Ma inizia a scendere. Serve molto, molto. Dopo li faccio io. Spingi. Sì. Signori, Igor Igor prova a cadere alle prese con lo skate. Sta imparando, ragazzi. Stesso. Signor Igor, posso partire? Ok, vai.
Signori, un esemplare di Igor depresso e scocciata della sua vita depressa. Su una skate all'alba del tramonto. Allora, è finita tutta la pacchia dei skate, skateboard, eccetera. Ci stiamo andando a posizionare in una maniera stabile per bere e mangiare. C'era scaricata la batteria, siamo un'altra volta in carreggiata, sempre con lo skate. Siamo tornati qua. Vai, andando a comprare l'acqua. Mamma mia, perché i miei amici non sono capaci di andare da solo, devo andare io. Vediamo un po' che riusciamo a trovare. Quando fai la spesa per i tuoi amici e compri un sacco, devi portare il resto a Gustavo. Portiamo il resto a Gustavo. Adesso torno a casa che devo montare il daily vlog, se no faccio troppo tardi e poi non riesco a montarlo e non riesco a caricarlo entro oggi. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, ormai questo gruppo di skate è un gruppo che abbiamo formato più o meno da un po' di tempo fa. Ci sta un sacco di gente, non tutti vengono sempre lo stesso giorno, però di solito vengono quasi sempre gli stessi. Alcune volte vengono altri, alcune volte viene Gianfrancesco, Alfonso, tanta gente. Altre volte alcuni non vengono, tipo oggi eravamo solo io, Francesco, Gustavo e Igor. Le persone che ci stanno dentro sono sempre le stesse, non cambiano. Va bene, per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video, un prossimo daily vlog, nei prossimi giorni, cioè domani. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi, avete presente la mia postazione? Ecco, io uso un filo per il wifi, anzi la LAN. E finalmente non andrò a montarlo più perché mio nonno mi ha montato le canaline che portano il filo fino al computer. Cioè parte da là sotto, da dove io l'attacco, fino a qui. Così che ogni volta che dovrò montare, così che ogni volta che dovrò accendere il computer mi basta semplicemente accenderlo senza dover mettere ogni volta sto filo.